Ciao a tutti, siamo Elena e Fabio di Jump in Sydney e oggi vi parleremo del visto Working Holiday Visa. È il visto che ci ha permesso di essere in Australia, a Sydney, qui oggi, che è quello che va, diciamo, un po' per la maggiore. Molti italiani lo scelgono proprio per la loro prima esperienza in Australia. Perché? Perché il governo australiano lo rilascia molto facilmente e, cosa da non sottovalutare, comunque un visto economico. Per questo visto bisogna avere dei requisiti e adesso li vediamo insieme. Il primo è avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, o meglio 36 anni non compiuti. Bisogna fare l'applicazione al di fuori dell'Australia. Bisogna dimostrare di avere 5.000 dollari australiani sul conto italiano, che sono circa 3.300 euro. Il visto costa 510 dollari. Bisogna avere ovviamente un passaporto valido e non bisogna avere figli a carico. Questo visto offre diversi vantaggi ed è il motivo del perché tanta gente lo sceglie come primo visto per l'esperienza in Australia. Ti dà per esempio la possibilità di soggiorno per 12 mesi in totale. In questi 12 mesi puoi sia lavorare che stare in vacanza, puoi entrare e uscire dai confini australiani quante volte vuoi, puoi studiare anche, in questo caso hai un massimo di 4 mesi per studiare in un college australiano. Hai la possibilità anche di attivare la tua Medicare, che è il sistema sanitario gratuito australiano, valido in questo caso anche per i cittadini italiani per i primi 6 mesi dal momento in cui arrivi. Eventualmente per il rinnovo della Medicare degli altri 6 mesi c'è un piccolo trucco che potresti seguire, che fanno in tanti, che è quello di uscire anche soltanto per un giorno dai confini australiani, rientrare e allora puoi applicare nuovamente per altri nuovi 6 mesi. Ovviamente per tutte queste informazioni che vi abbiamo detto è meglio controllare, una volta che dovrai fare l'applicazione del visto, sul sito ufficiale del governo. Perché è in continuo cambiamento. La procedura è abbastanza semplice ma richiede del tempo, quindi armatevi di pazienza. Abbiamo spiegato comunque tutto il procedimento nell'articolo, ma sostanzialmente consiste nell'andare sul sito del governo australiano, creare un IMEI account e da lì inserire tutti i vostri dati personali. Poi vi chiederanno magari anche dove siete stati negli ultimi 3 mesi, quindi i viaggi che avete fatto e se avete per caso delle malattie croniche. Alla fine, dopo aver completato tutti i vari passaggi, vi basterà effettuare il pagamento. Noi vi consigliamo di utilizzare Revolut perché ovviamente pagando con euro, ma qui ci sono i dollari australiani, quindi ci sarebbero delle fee da pagare. Con Revolut le potrete evitare. Esatto, ci sono altre due cose da tenere in considerazione. Una l'avevi già iniziata ad accennare tu sul discorso malattie. La prima è proprio questa, cioè potrebbero chiedervi degli ulteriori accertamenti medici, soprattutto in base al luogo che magari avete visitato negli ultimi 3 mesi. Quindi vi chiedono i viaggi dove siete stati, proprio per sapere se siete stati in paesi a rischio. In quel caso potrebbero metterci un po' di più a rilasciarvi il visto. Perché? Perché vogliono farvi fare degli ulteriori accertamenti medici, come degli esami del sangue, piuttosto che l'RX al torace. Non è sempre così per tutti quanti, vanno a campione, quindi potreste essere fortunati come un po' meno. Nel caso comunque sia tutto in ordine, non avete nulla da temere. L'altra cosa è i carichi pendenti, quindi vi chiederanno se avete dei precedenti penali o magari qualche cosa in corso in questo momento. Quindi se siete dei killer, mi spiace per voi, ma non potete venire in Australia, no, almeno per il momento. In ogni caso, alla fine di tutto vi arriverà il vostro visto direttamente tramite mail. Controllate che nel PDF ci sia la scritta granted, quindi in quel caso finalmente sarà stato approvato e potrete venire in Australia. Se avete delle domande o qualche dubbio, scrivetelo nei commenti. Grazie, a presto. Ciao.